Ciao a tutti, sono Umberto, benvenuti in un nuovo video. Oggi parlo di trapianti. Allora, io ho seminato dei pomodori che avevo raccolto i semi l'anno scorso e anche l'altro anno, è 2 o 3 anni che raccolgo i semi. E sono piante che ho visto che si sviluppavano bene, avevano dei buoni frutti e belli consistenti, e ho raccolto i semi e nascono, però alla fine vediamo se riesco a fare qualche produzione di pomodoro. Io adesso li ho seminati in queste vasiere, così a casaccio, però vedo che si stanno un po' dando fastidio tra di loro. Allora io prima di metterle a dimora, perché adesso è ancora freddo, fra una settimana o due, quando si può lasciare bene anche durante la notte e le temperature si innalzano, li vado a mettere giù a dimora. Per adesso li trapianto in terra con del terriccio più fresco, più nuovo. Ecco, un'operazione semplice. Prendo la pianta più le piante più belle, vado giù in profondità. Vedete, col cucchiaio vado giù, cerco di prendere anche la terra con le radici. Là, avete visto? Avevo la mano, spero che fosse, se vedete meglio così, vedete che c'è le radici. Tiro via un po' di terriccio qua e lo metto così. Là, vado a mettere il terriccio senza rompere la terra che ho levato. Potrei premere, ma dopo si rompe la terra. Un'altra bella piantina grossa è questa qua. Logicamente non posso trapiantarle tutte, perché ne compro anche da diversi e con le mie sarebbero troppi. Io faccio, li pianto i più belli, anche perché ne ho seminati anche per terra in sera. Anche là andrò a prendere 4-5 piante per tipo, le più belle, e le strapianto. Infatti questo è un tipo e questo è un tipo. Io l'ho chiamato palo storto perché aveva il palo storto, e l'altro l'ho chiamato bighe tomato perché produceva pomodori belli grossi. Ecco qua, vediamo cosa succede. Piantiamo con questo qua piccolino, che è troppo piccolo, ma proviamo. Ah, io provo sempre là. Adesso loro per 15 giorni rimarranno un po', la crescita si fermerà per un po', finché non riprenderà le radici, troveranno il terreno più fertile, più crescente. Ecco, adesso cambio tipo di pomodoro. Andiamo a vedere se riesco a prendere, se rovinare la sua radice e rinciapo. Cominciamo da qua, là così, ci vuole delicatezza, perché è sempre un trauma per le piante quando vengono trapiantate. Guarda questa qua che carina che è, guarda, guarda che carina che è. Vado sotto, cerco di prendere il più possibile terra e radici. Guarda le radici che ha, guardate, vedete? Vedete le radici? Sì. Vediamo un po' di fare più spazio. Ecco, anche questo qua, questo è bello grosso, ma sono troppo vicini, devo sacrificare via questo. Beh, a parte che mi dispiace, posso anche tentare di prenderlo
per i capelli, vediamo se riesco. È perché sono questo ha le foglie gialle. Ecco qua, questo è bello grosso. Ne ho due, vediamo se riesco a rovinarli tutti e due. Poi uno qua e uno qua, sono senza terra tutti e due, ma io tento lo stesso, anche se me ne si salva uno o due, a me non importa, sono tutte prove, esperimenti che a me piace sempre fare. Magari lavoro tanto perché non esce niente, non è detto che il raccolto venga fuori. Bene, un altro e poi basta, perché se no abbiamo troppo. Là. Là. Vedete che cominciano già ad avere le foglioline gialle, però il colore è bello verde qua sopra. Bene. Io vi ho fatto vedere una cosa veloce e adesso continuo, proseguo con altri tre pianti, deciderò quale poi che crescono migliori, più belli, li trapianterò e vediamo quest'estate cosa viene fuori. Sono tutte piante, addirittura ho comprato anche a bustine, ho fatto un po' anche per risparmiare un po' sulle spese, vediamo se succede che riesco l'anno prossimo magari a risparmiare ancora di più. Vi saluto, vi auguro una buona giornata, ciao da Umberto, alla prossima.